Ancora ben trovati, buona serata gentili telespettatori di Teleantenna. Eccoci con il telegiornale del Veneto orientale, un'ampia pagina di cronaca che apriamo con la notizia che arriva da Caorle, dove nella notte un quindicenne è rimasto in coma fondamentalmente a causa dell'abbondante bevuta di alcol. Sentite. Non riesce a controllare la sua voglia di far baldoria, tanto che alla fine deve intervenire il 118. Una nottata piuttosto movimentata per un ragazzino straniero di 15 anni che ha decisamente esagerato con l'alcol mentre si trovava in villeggiatura al villaggio Vacanze Pra delle Torri di Caorle. Verso le 3 della scorsa notte, infatti, l'adolescente ha avuto bisogno dell'intervento del 118 dopo essere collassato per il troppo alcol ingerito. Non rispondeva più, ha dichiarato un testimone, aveva bevuto parecchio. L'intervento immediato dello staff della struttura ha però permesso di tamponare l'emergenza in attesa dell'arrivo dei medici. Una volta sul posto, i sanitari hanno stabilizzato il ragazzino, di nazionalità straniera, e l'hanno portato via in ambulanza a smaltire la sbornia. La situazione è stata gestita con precisione e professionalità, permettendo quindi al giovane di essere soccorso praticamente subito e non avere ripercussioni gravi per la sua notte brava. L'ospite è stato riportato alla struttura poco dopo più di un'ora, dichiarano dal villaggio Vacanze. La vicenda si è chiusa in poco tempo. Non è il primo caso del genere sul litorale o nel veneziano, dove a più riprese il 118, in occasione di serate in discoteca o di grandi eventi, sono dovuti intervenire per soccorrere giovanissimi che hanno esagerato con l'alcol. A Ponte di Piave, invece, alcuni bagnanti si sono riversati nel Piave e hanno trovato due proiettili della guerra. Ritrovati dai bagnanti lungo il Piave due proiettili di cannone di piccolo calibro. Uno di questi si trova in acqua, a pochi centimetri dalla superficie, l'altro sul greto. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio dell'altro giorno, poco distante dal ponte, in un'area solitamente affollata da bagnanti. Immediatamente avvertiti, i carabinieri della locale stazione hanno messo in sicurezza l'area e avvertito gli artificieri di Udine. Stando a quanto spiegato dai presenti, si trattava di due proiettili di piccolo calibro. Gli stessi carabinieri ne hanno scoperti a decine in tutto l'arco dell'anno lungo il greto del Piave, ma ritrovarli in mezzo a decine di bagnanti ha creato scalpore. Come spiegano gli addetti ai lavori, essendo stato il Piave teatro di guerra, l'acqua restituisce continuamente piccoli pezzi d'artiglieria, proiettili e più raramente ordigni. L'importante è che chi effettua il ritrovamento non sbatta violentemente il proiettile in questione e non lo avvicini a fonti di calore o fiamme. Infatti, pur rimasti inesplosi da decine di anni, il pericolo è sempre dietro l'angolo. Per cui si è così scattato l'allarme fino a quando i due proiettili sono stati affidati agli stessi artificieri. Incendiate nella notte due auto a Bibione Pineda, torna l'incubo delle fiamme dolose. Fiamme nella notte a Bibione, a fuoco due auto di turisti. Torna in riva al mare l'incubo delle auto incendiate. Verso la mezzanotte l'allarme è scattato a Bibione Pineda, a due passi dalla centralissima via dei Ginepri. A bruciare la parte posteriore destra di una BMW serie 5 nuovissima di una famiglia tedesca in vacanza proprio a Bibione. I vacanzieri l'avevano posteggiata sotto la palazzina, sul retro della farmacia e del noto locale Rose de Bois. Le fiamme, che presto si sono alzate paurosamente verso l'alto, hanno catturato l'attenzione dei villeggianti che hanno subito chiesto l'aiuto ai soccorritori. In poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Lignano. Nel mentre il rogo ha interessato anche la tiga Hyundai Matrix di un'altra famiglia di turisti tedeschi. Il tempestivo intervento dei soccorritori, che in poco tempo hanno spento le fiamme, ha permesso lo spegnimento del rogo, che altrimenti avrebbe potuto estendersi non solo alle auto, ma anche a tutta l'area attigua. Nessuna esplosione, fortunatamente, nonostante a bruciare fosse proprio il bocchettone del serbatoio di carburante, ne sono stati comunque registrati dei feriti. Le forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incendio stanno ora indagando per appurare l'origine. Non è escluso che si tratti proprio di dolo. Le fiamme, del resto, si sono sprigionate dal retro dell'auto, dove non vi sono congegni elettronici né parti del motore o surriscaldate. Alcuni tra i presenti hanno raccontato di aver visto anche due ragazze che si allontanavano a gambe levate. Tutto è ora al vaglio degli investigatori, che dovranno verificare anche quelle testimonianze. Le due vetture sono state poi trasferite nel deposito per il sinotto in attesa delle verifiche. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi anni in riva al mare sono decine le auto incendiate da qualche spregiudicato, anche se non è escluso che ad agire vi siano state più persone. E torniamo a parlare del punto nascita di Porto Gruaro, chiuso per mancanza di personale dalla ASL 10. Siamo andati a sentire lo stesso direttore generale della ASL, dottor Bramezza, che ha rassicurato i portoghesi sulla pronta riapertura non appena appunto tornerà il personale o verrà comunque assunto.
Dottor Brametta, dottore, direttore generale della AS10 a Portogruaro, avete indetto una conferenza stampa per parlare appunto del punto nascita, c'è stata del resto anche molta preoccupazione. Può rassicurare i portoguaresi sul ritorno del punto nascita a Portogruaro? Sì, il punto nascita di Portogruaro riaprirà nel momento in cui riusciamo a rimettere in sicurezza il reparto. Purtroppo per cause a noi non dovute ci siamo trovati senza medici, soprattutto perché due dottoresse sono andate in maternità e la maternità anticipata è automatica, per cui non riuscivamo nel giro di qualche giorno a sostituire questi medici, e per noi è fondamentale che ci sia sicurezza in un reparto di questo tipo, che i bambini nascano sicuri. Abbiamo approntato tutto un sistema per fare in modo che non ci siano disagi per gli utenti, e appena possibile riapriremo. Sarà anche un modo per verificare un po' come si evolve appunto questo trasferimento del punto nascita, mi permetta il termine, trasferimento punto nascita a San Donà in vista poi di un ospedale unico. Ma l'obiettivo dell'azienda, del nostro, è quello di creare il nuovo ospedale del Veneto orientale. La nostra gente, il nostro territorio ha bisogno di questa, di una sanità sempre più di eccellenza, e questo verrà dato solo nel momento in cui avremo il nuovo ospedale del Veneto orientale. Su questo continuiamo a lavorare e a batterci tutti.